Una trappola sortita per punire l'ex assessore di Villa Ricca Roberto Landi, la cui colpa sarebbe stata quella di aver fatto fallire una compravendita. Gli inquirenti sono ancora alla ricerca del quarto uomo coinvolto nella lupara bianca di Licola. Il corpo senza vita del politico fu rinvenuto sepolto da oltre un metro di sabbia, colpito mortalmente da 4 colpi di pistola. Tra le persone finite in manette, Ciro Pianese, 35 anni, mediatore immobiliare, presunto mandante del delitto, Rosario Solmonte, 37 anni, indagato come esecutore materiale, e Giuseppe Toto, di 31 anni. Antonio Landi, uno dei 5 fratelli di Roberto, dopo la sua morte ha chiesto a gran voce giustizia, ribadendo con forza piena fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Hanno agito, ha detto, sin dal principio con grande impegno. A dare una svolta alle indagini anche una polacca, prima complice e ora testimone del delitto. Un nuovo successo dello Stato, importanti arresti al termine di una settimana dal delitto. Certamente, noi sul territorio abbiamo forse le migliori strutture investigative che esistano nel nostro paese e abbiamo capacità di risposta veramente eccezionale nei confronti di tutte le forme di criminalità che operano sul nostro territorio. E chi era la proprietà di questi appartamenti? Pensiamo sostanzialmente di Pianese, anche se formalmente forse non risultava essere lui il proprietario. Hanno alzato il volume di uno stereo, ecco, possiamo dire questo. Lo stereo dall'appartamento accanto. Sono 2 appartamenti, come ho detto.